intanto pronto nel big match di questa sera qui ad Anzio tra Anzio Lavigna e Fortitudo Academy, la squadra di Fontemaggi che torna in panchina. Mauro Fontemaggi e affronta la formazione veliterna della Fortitudo Academy. Di prima intenzione, gira per Cari, spara alla porta, se ne va da sola, il tiro, la risposta da parte di Iavarone, la compagna di squadra lotta ruzza ovviamente Aiello, poi lo scambio con Danella, si accentra il tiro e Maone, Marota, Aiello recupera, poi mette in mezzo il palo, a dire di no, il chiave intelligente, gol spettacolare da parte di Vattone, la sforbiciata, il sombrero, Iavarone con i piedi in avanti, lo stop da parte di Danella, subito per Aiello, c'è il raddoppio dell'Anzio Lavigno, il gol questa volta è di Aiello, Coletta, Mastro Francesco ancora per Coletta e c'è Vattone, ferma il pallone con il petto, il tiro anche debole però, palla che finisce in fondo al rete, intermezzata dal gol di Aiello che era, valeva il raddoppio, ancora Aiello, galoppata, botta rasoiata veramente nell'Anzio Lavigno, subito in avanti Castaldo per Cari, e c'è Ruzza a chiudere questa possibilità, pericolo adesso per l'Anzio, avanti velocemente c'è Campoli, svirgola, poi recupera la sfera, ancora Cari, si gira, il tiro, Iavarone, e mette in out Castaldo. In mezzo, dove arriva però Ruzza, c'è Danella, cercato il tiro a giro, Aiello se ne va per Danella, la finta, nulla di fatto. Vattone, Mastro Francesco, vede Aiello, si accentra, il tiro, la risposta di Maone che allontana. Vattone, Cimpuriano, lo scambio con Vattone, il diagonale, il gol ancora di Vattone. Vattone, Aiello, Vattone in mezzo, il tiro, difesa da Maone, Coletta, palla svirgolata, finisce ampiamente fuori dallo specchio. Cari, mette giù, in avanti, fa tutto da sola, la spaccata da parte di Iavarone sul palo più vicino a lei. C'è Maone, Todisco, ancora Aiello, ci prova adesso ancora, palla fuori. Ruzza all'indietro, Aiello carica il tiro, il gol di Aiello, la doppietta anche per lei. Danella all'indietro, ci prova il palo, gli dice di no a Martino, è da lontano uguale, è sempre da lontano. Ottimo lo scambio, non si chiude in fondo alla rete, Aiello parte anche il tiro direttamente sulla barriera, Martino è il palo, ancora stavolta la traversa, Vattone, Aiello, il tiro proprio sulla linea e arriva il triplice fischio finale, Collocola dice che può bastare, ha diretto questo confronto tra Anzio Lavigno e Fortitudo Academy, conclusasi con la vittoria per 5-0 per le ragazze allenate da Mauro Fontemaggi. Tutto per il momento, Atletico Anzio Lavigno batte Fortitudo Academy 5-0.